Ehi amici, avrei un po' di fame, ma perché non andiamo a cercare un po' di erba fresca? Sì, ottima idea, ho fame anch'io, ma attenzione ai carnivori che sono sempre in giro in agguato. Tranquilli, ci sono io, che se provano ad avvicinarsi li minaccio di dargli una bella capocciata e neanche si avvicinano, ve lo assicuro. Ma non devono neanche provare ad avvicinarsi né ad attaccarci, guardate che corna che ho, gli faccio passare la fame. Beh, io posso aiutarvi con la mia corazza puntita. Gli facciamo passare la voglia di darci la caccia. Oh, caro T-Rex, vedo che hai le stesse braccine che ho io. Eh no, caro Dilophosauro. Purtroppo, nonostante la mia possenza, la mia muscolatura e la mia voce, le mie braccine sono molto più piccole rispetto alle tue e sono più particolari. Ma io sono il re. Il capo di tutti i dinosauri. Bah, tutti questi muscoli io non li vedo, se lo dici tu. Cosa hai detto, scusa? No, nulla. Piuttosto, guarda laggiù. C'è un gruppo di erbivori. Cosa ne dici se ci andiamo a fare un bel banchetto insieme? Buona idea, andiamo. Swoosh! Oh. Ciao ragazzi. Mi mancava essere nelle vesti del unboxer, qualcosa di quartiere. Bene, rieccomi. Ecco qui tutti i nostri 5 protagonisti di questa storia che avete visto nell'intro. Allora, voi avete un compito. Adesso immaginate il continuo della storia. Quindi continuatela voi a casa. Vi lascio a libera interpretazione del continuo. Saranno i carnivori o gli erbivori ad avere la meglio? Loro sono in 2, loro sono in 3. Ognuno ha le proprie caratteristiche. Loro sono 5 dei 12 dinosauri della nuova collezione che trovate in edicola: Jurassic Dinos vs Raptors di Lion Giocattoli. Qui dietro vediamo la collezione ed è divisa in 3 parti. È suddivisa in 3 categorie. C'è il mondo erbivoro, il mondo carnivoro e il mondo acquatico. Molto bene, quindi direi che possiamo cominciare questo unboxing di un po' di bustine. Bene. Oh, abbiamo subito un dinosauro. Questo è un plesiosauro del mondo acquatico. Dovrebbe essere un plesiosauro, penso di sì. Giudico dalle pinne, dal collo lungo. Però per essere sicuri è un plesiosauro, perfetto, ho visto sulla bustina. All'interno della bustina trovate anche il mini book, e all'interno del mini book ci sono tanti giochini e tante figure da colorare. In questo caso ci sono tutti questi puntini numerati da collegare, labirinti, trovare l'ombra corretta, trovare le differenze, colorare e varie informazioni. Ecco qua, mini book. Io già li ho divisi in queste 3 macro categorie, questi 3 mondi: erbivori, carnivori e acquatici, dinosauri acquatici. Bene. Oh, bello questo. Lui è un carnivoro, si vede dai denti, si vede dalla forma. Dai denti, dalle corna e dall'aspetto si può intuire che è un carnotauro. Eccolo qua, uno dei più conosciuti carnivori insieme al T-Rex. Ok. Intanto ragazzi, che apro queste bustine, vi voglio fare un po' di domande. Ok, lui è uno stegosauro, lo mettiamo negli erbivori. Eccolo qua. Potete vedere, si capisce che è uno stegosauro da queste placche sulla schiena e dalla coda fatta così, mentre un anchilosauro ha la coda a martello. Ok, eccolo qua, stegosauro. Bene, volevo farvi un pochettino di domande. Finita la scuola? Com'è andato l'ultimo giorno? Io ho finito, ho fatto l'esame, ho finito la terza, sono contento, siamo in estate, sono felice. È vero, siamo in estate, è passato il 21 di giugno. Siamo già in estate, da me ci sono 37 gradi di massima oggi. Molto bene, devo montare la piscina. Quindi, com'è andata la pagella?
mi è andato tutto bene. Il 30, credo, comunque quando finiscono gli esami orali, esce il voto e vi farò un video dove vi spiego tutto com'è andato, vi spiego tutto nel dettaglio. Oh, bello. Questo è un diplodoco. Allora, io sono andato una volta in un museo dove era esposto uno scheletro di diplodoco. Incredibile, scala 1 a 1, quindi scala originale, esattamente come era nella realtà. Era enorme, vi giuro che era gigante, talmente che era grande in una sala immensa, ma proprio, non lo so, tre case è grande questo diplodoco, che dalla testa alla coda non ci stava nella stanza e hanno dovuto fare un foro nella parete e ci hanno fatto passare la coda e l'hanno fatto entrare in un'altra stanza, talmente che era grande. Eccolo qua. Quindi la caratteristica del diplodoco è che è gigantemente enorme. E poi hanno questo collo lunghissimo, come le giraffe, però molto più grandi delle giraffe, un po' per mangiare e per raggiungere i punti più alti degli alberi, per mangiare le foglie comunque. Olè. Oh, bello questo. Il T-Rex, bellissimo. Sono due versioni di T-Rex. Questo è il classico, stupendo. Bello, bello questo. Molto bello, grosso, possente, muscoloso. Penultima bustina. Ok. Qui abbiamo un parasaurolofo. Eccolo qua. È un erbivoro, come si può notare, non ha denti, non ha aspetti spaventosi, quindi da quanto è tranquillo si vede che è un erbivoro. Comunque hanno le facce molto tranquille gli erbivori, non sono così. Perché questo non sembra tranquillo. Anche ma questo qua, se togliamo i denti, questo qua potrebbe sembrare tranquillo se si tolgono le corna. Ecco qua. Però appena vedi i denti, le corna. Questo qua, ad esempio, il plesiosauro, dai denti si può intuire che mangia qualcosa legato alla carne. Pesci, comunque. Carne di pesce. Molto bene. Ecco qui il nostro parasaurolofo. Avete presente tipo la parte superiore della pera? Cioè il cosetto. Ecco. Questo coso mi è sempre sembrato la parte superiore della pera. Immaginate qua sotto, senza la faccia, immaginate al posto del mio dito qua una pera. È uguale. Cioè è una pera, un parasaurolofo. Molto bene. E qui, ragazzi, abbiamo l'ultimo dinosauro di questa collezione. Il mosasauro. Bello, bello, bello. Acquatico, mosasauro, si vede dalle pinne. Cioè, immaginatevi un dinosauro che cammini su terra con queste. Ovviamente è un dinosauro acquatico. Oh, bello così. Ragazzi, io sono qua sotto e sto per annunciarvi una cosa, sempre la stessa cosa. E questa, qui sotto con me, è l'intera collezione! Swoosh. Tutti i nostri Jurassic Dinos vs Raptors. Adesso partirà una magica carrellata dove vi illustrerò e vi dirò tutti i nomi. Plesiosauro. Mosasauro. Carnotauro. T-Rex o tirannosauro. Dilofosauro. Un altro tirannosauro. Diplodoco. Parasaurolofo. Stegosauro. Pachicefalosauro.
Edmontonia e Triceratopo. Qui abbiamo il mondo degli erbivori, qui abbiamo il mondo dei carnivori e qui il mondo acquatico. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale e ciao ciao da Leonardo e questa magnifica collezione Jurassic Dinos vs Raptors che trovate in edicola, Lion Giocattoli, divertitevi anche voi a fare tutte le magiche storie, tutto quello che volete voi. Non lo so cosa stavo guardando. Va bene, probabilmente la regia. Sapete, allora, noi dietro abbiamo una regia, proprio c'è una sala immensa dietro con tutte le persone e poi sopra c'è tipo teatro, c'è uno spalto superiore con altre 100 persone. Funziona così perché ci sono molte persone addette alle luci, altre persone un sacco di... non ve lo sto qua a spiegare perché... Ciao ragazzi della platea, ciao degli spalti superiori, ciao ciao, ciao pure a voi. E poi c'è il cameraman ovviamente, il cameraman mobile e poi le telecamere fisse che stanno sempre spente chissà perché. Molto bene, e dal vostro unboxer di quartiere è tutto. Ciao ragazzi. Swoosh!